come è annunciato nel giorno dell'Epifania, quando Diacono annuncia il giorno della Pasqua e le altre festività, ogni festa, ogni solennità, ogni liturgia della Chiesa celebra la Pasqua del nostro Signore Gesù Cristo. Celebra e quindi vive e quindi è partecipe della Pasqua del nostro Signore Gesù Cristo, del passaggio dalla morte alla vita. Ogni Eucaristia, ogni sacramento ci strappa dalla morte, ci strappa dal sepolcro, dei nostri peccati, la schiavitù agli idoli di questo mondo, a noi stessi, per condurci al cielo che già cominciamo a sperimentare qui. Non si può credere al cielo se non ne abbiamo gustate le primizie. La nostra fede non è un salto nel buio. Molte volte siamo chiamati a fare dei salti nel buio, ma con ben stretto nel cuore la testimonianza della vita eterna, dell'amore di Dio nella nostra vita. Per questo Mosè fa dei segni, sino ad arrivare al più grande, segni che inducono il popolo ad appoggiarsi a lui sempre di più, mentre induriscono sempre di più il cuore del faraone, immagine dell'avversario, del nemico, dell'accusatore, del demonio, che non vuol far partire il popolo verso la libertà, non vuole che gli uomini siano salvati e vadano in cielo, vadano nella terra promessa. Perché ovunque appaia il cielo, appare chi dal cielo è precipitato e pieno di violenza, pieno di odio, pieno di rancore, pieno di invidia, come dice il libro dell'Apocalisse. Fa guerra a Dio e a coloro i quali Dio annuncia attraverso i suoi angeli la verità per riportarli in cielo. Oggi è una festa molto molto importante, piena di significato per la nostra vita, per la vita del mondo, per la vita della Chiesa. Vedrete il cielo aperto. Questa è la chiave di questa parola di oggi, di questa festa. Gli angeli, i messaggeri, sono coloro i quali vedono il volto di Dio costantemente e come un'interfaccia lo trasmettono, lo riflettono, lo annunciano, e Dio è amore. Per questo in sostanza gli angeli nelle loro diverse funzioni annunciano l'amore di Dio, e questo è quello che oggi noi celebriamo, un amore che non si ferma dinanzi al peccato, che non si ferma dinanzi ai tradimenti, un amore infinito che conosce molto bene la realtà nella quale noi siamo. Lui ci ha creati liberi, lui ci ha creati a immagine sua e a sua somiglianza, e sa che abbiamo ogni giorno un combattimento da sostenere, perché viviamo esuli a causa del peccato. Noi viviamo esuli dal cielo, che in fondo la più grande tentazione fondata sulla più grande menzogna è che Dio non è amore, che Dio è geloso, che Dio non vuole bene all'uomo. E se Dio non è amore, il cielo non esiste. Perché cos'è il cielo? Che cos'è la vita eterna? Che cos'è quello che c'è oltre la tomba, se non l'amore? Quello che il nostro cuore desidera con tutte le sue forze. Questo desiderio inesauribile, questo desiderio che nulla può saziare, che ogni uomo, di ogni razza, di ogni generazione ha. Tutto dimostra che nel cuore dell'uomo c'è una incapacità di rassegnarsi al limite, rassegnarsi al sepolcro, rassegnarsi all'ineluttabilità della morte. Tutti noi abbiamo dentro questo desiderio di cielo. Per questo le parole del Signore di oggi: tu ti stupisci che io conosco te, ma io ti ho creato. In me sei stato pensato, creato. Io so chi sei tu, io so chi è ogni uomo di ogni angolo della terra, sperduto, più famoso del mondo, presidente degli Stati Uniti, un attore, un grande idolo delle folle, come l'ultima persona, l'ultimo povero, l'ultimo posto del mondo che nessuno si accorge nemmeno che è lì per terra, pieno di mosche e che sta morendo di fame. Dio conosce tutto e sa. E sa quello che c'è nel nostro cuore. Per questo oggi questa parola risuona come una notizia meravigliosa. Il cielo è aperto e gli angeli vengono a dirci questo. I tre angeli che celebriamo, arcangeli che celebriamo oggi, sono messaggeri in maniera diversa, secondo diverse funzioni, di questo. Michele, che viene a combattere per noi. Michele è quello che la tradizione vuole che abbia portato la terra e l'acqua a Dio per plasmare l'uomo. Michele sa la nostra debolezza, perché sa che siamo fatti di terra e acqua. Per questo può mettersi a capo della schiera degli angeli e proteggerci e condurci in questo combattimento che neanche vorremmo assumere ogni giorno. Oggi abbiamo un combattimento, oggi avremo un combattimento, oggi l'avversario verrà ad accusarci, ma anche questa prima lettura dovremmo scriverla e leggerla ogni giorno più di una volta.
ora si è compiuta la salvezza, ora, non domani, ora il demonio è precipitato. Ora nessuna accusa del demonio può avere forza e potere su di noi, nessun senso di colpa, nessun disprezzo di noi stessi. E questo è il grande combattimento interiore che tutti noi abbiamo. Michele riapre le porte del cielo, Michele combatte con noi. La storia della Chiesa è piena di santuari e chiese intitolate a San Michele. Purtroppo, tra le tantissime cose dimenticate, non si possono perdere, c'è questa tradizione grandissima della devozione a San Michele. Ai ragazzi che hanno bisogno di protettori, di aiuti, si parla pochissimo degli angeli, ad avere un rapporto serio con gli angeli, a chiedere la loro protezione, escono con la fidanzata, col fidanzato, ecco Michele insieme a Raffaele, aiutati da loro nel combattimento per la castità, per il rispetto reciproco. Ma questo vale per una coppia di sposi, questo vale per tutti noi che abbiamo un combattimento enorme. Il demonio vuole far precipitare i preti, i pastori e i consacrati per distruggere il nome di Dio, perché è invidioso, appunto Raffaele, che è la medicina di Dio, che purifica l'ambiente, altro che ecologia. Questo nel libro di Tobia, il suo intervento scaccia questa atmosfera cupa di ineluttabilità che gravava in quella stanza e che presagiva morte in ogni rapporto con un marito, non ogni rapporto, un rapporto d'amore, tutto sotto questa oppressione di morte, di paura. E lui purifica l'ambiente, perché purifica il cuore, apre la porta al Signore, al cuore di Cristo, che venga a purificare il cuore di ogni uomo perché possa amarsi, possa amare se stesso e amare chi le è accanto. Il demone Asmodeo che distrugge i matrimoni, che distrugge le relazioni, e Gabriele che è l'annuncio della buona notizia, è l'annuncio dell'impossibile che si fa possibile, che il Signore vince ogni sterilità del nostro cuore e che entra laddove nessuno è mai entrato, senza distruggere la nostra verginità, cioè la nostra illibatezza, cioè la nostra immacolatezza, cioè il disegno di Dio incorrotto in noi. È impressionante quello che ha fatto Gabriele con la Vergine Maria, che si riattualizza oggi, è molto profondo, perché non solo il Signore viene attraverso Gabriele ad annunciarci che viene a vincere la nostra sterilità, no, viene a creare una cosa nuova, Cristo dentro di noi, entrando laddove nessuno è mai entrato, nessun uomo ha mai avuto potere su di noi, quel luogo così profondo, intimo, dove rientra il figlio prodigo, in quel rientrare in sé, dove anche il peccato più grande non può entrare e macchiare, dove tutti noi siamo immacolati, ancora immacolati. Per questo fino all'ultimo secondo istante della vita di ciascuno c'è una possibilità, e questa è la Chiesa, che è un angelo per questa generazione, che combatte contro i demoni nella preghiera, nell'annuncio del Vangelo come medicina, che cura le malattie più profonde dei matrimoni, come tutti i pastori, ma tutta la Chiesa come popolo santo è inviata oggi ad annunciare la misericordia di Dio, il suo potere sulla morte, che il cielo è di nuovo aperto. Una madre, un padre che ogni giorno annuncino questo ai loro figli, un marito che annunci questo alla moglie, una moglie che annunci questo al marito, al collega di lavoro, tra voi qui in questa comunità, ehi, ma guarda che il cielo è aperto, non t'agitare, non t'arrabbiare, il cielo è aperto. O per un anziano, quanto sarebbe importante per un anziano la presenza di un angelo nella sua vita, ogni giorno appoggiarsi a Gabriele perché possa annunciargli il cielo, ricordargli che sta andando in cielo, Michele che lo protegga e lo conduca e lo aiuti nel combattimento contro il demonio che vuole strappare una vita intera di fede, che lo possa aiutare nel buon combattimento della battaglia per custodire e conservare la fede. Così per un malato, avere gli angeli con sé che lo conducano, che lo aiutino, che lo consolino, che lo proteggano, che gli ricordino il cielo. E così a una donna lasciata dal proprio marito, a un marito lasciato dalla propria moglie, una coppia che non ha figli, quanto sono importanti gli angeli che aprono il cielo costantemente a ogni uomo, ai cristiani prima, perché contemplando il cielo aperto, come Santo Stefano sotto le pietre della lapidazione, possono contemplare il Signore, la vittoria sua sulla morte, e annunciarla a tutti, così che la Chiesa sia un angelo, una schiera di angeli inviati ovunque ad annunciare il Vangelo, ad annunciare la buona notizia, che l'impossibile è compiuto e reso possibile
possibile da Dio nella vita delle persone, che ogni malattia è curata, che sono aperti gli occhi di nuovo su Dio e sul suo amore, sul destino celeste, che possa combattere con questa generazione, ogni generazione, con ogni persona, perché il demonio non abbia potere su di loro e lo distrappi alla vita eterna per portarli all'inferno. Tutto questo è questa festa meravigliosa che stiamo celebrando oggi, che ci coinvolge, ci prende e ci chiama ad ascoltare, a cogliere e a combattere con gli angeli per essere noi, con loro, angeli per questa generazione. Coraggio, perché abbiamo un destino che ci attende e non siamo soli. Schiere di angeli, schiere di messaggeri, schiere di testimoni. Il cielo viene qui, il Signore ci conosce e possiamo vedere questi angeli che scendono e salgono per portarci la buona notizia, per portarci le primizie in quella relazione, in quella situazione difficile, in quella malattia, le primizie del cielo, perché possiamo confortarci, rafforzarci e camminare verso il destino che ci attende.